vediamo come regolare la macinatura con il macinadosatore mini della Mazzer. Il macinadosatore presenta nella parte superiore una ghiera per la regolazione della granulometria, quindi della dimensione del caffè macinato, con apposto un adesivo che ci indica che, muovendo la ghiera in senso antiorario, noi andremo a stringere la macinatura, per cui facendo una macinatura sempre più fine. Nella direzione opposta, per cui in senso orario, noi effettueremo una macinatura, quindi una granulometria, sempre più grossa. Proseguendo, troviamo in questo pannello il tasto per la dose a 1 e il tasto per selezionare la dose 2 e un tasto che ci indica la selezione manuale, per cui ogni volta che si spinge questo tasto il macinadosatore macina. Nella parte in basso invece troviamo le regolazioni del tempo per dose 1 e dose 2, ma partiamo dall'inizio. Quando voi ricevete il macinadosatore sicuramente sarà stato da noi collaudato e durante il collaudo noi verifichiamo solamente se il macinadosatore è funzionante e in grado di macinare, quindi non eseguiamo noi la regolazione della macinatura. Pensate che qui sotto troviamo la camera di macinatura, cioè qui sotto ci sono le due macine che con le loro lame macinano il caffè. Il caffè però esce alla fine di questo cono, per cui dalla camera di macinatura alla fuoriuscita del caffè noi troviamo un condotto dove sicuramente è posizionato del caffè macinato precedentemente. Perché dico questo? Perché ogni volta che noi muoviamo la ghiera, quindi sistemiamo la macinatura o sul fine o sul grosso, bisogna ricordarsi di eliminare la parte di caffè contenuta qui dentro, perché altrimenti nella nostra dose che andremo a verificare con la bilancia andremo a miscelare la vecchia macinatura con la nuova. Come primo passaggio, utilizzando il tasto manuale, andiamo appunto a togliere il caffè presente all'interno del condotto che collega la camera di macinatura al punto di fuoriuscita, macinando per 2-3 secondi. A questo punto, una volta eliminato il caffè del condotto, andiamo a posizionare il nostro contenitore sopra la bilancia, la accendiamo, effettuiamo la tara e preleviamo la nostra dose. Io in questo caso decido di lavorare con una grammatura di 7,5 grammi e in questo caso ne ho messo 8, quindi vado a togliere 0,5 grammo con l'ausilio del cucchiaino. A questo punto dovrò fare la verifica di questo caffè macinando andando ad estrarre un caffè. Nel caso in cui l'estrazione del caffè risultasse essere inferiore ai 25 secondi, per cui poniamo il caso 15 secondi, vuole dire che non abbiamo fatto un'estrazione perfetta, perché dovrebbe essere 25 secondi appunto. Quindi un'estrazione di 15 secondi evidenzia una granulometria, quindi una dimensione del caffè macinato troppo grossa, per cui l'acqua passa troppo in fretta. Quello che devo fare io è stringere la macinatura, per cui muovermi in questo caso in senso antiorario. Pongo entrambi le mani nel corpo del macinadosatore per fare più forza e col pollice spingo la ghiera. Mi muovo semplicemente di 2-3 tacche. A questo punto devo fare un'ulteriore prova, ricordandosi però che c'è sempre all'interno del condotto, cioè quello che collega il caffè macinato dalla camera di macinatura al punto di fuoriuscita, c'è presente del caffè macinato prima, quindi con la regolazione precedente, per cui io mi devo ricordare di eliminarla. Perfetto, ho eliminato il caffè precedente all'interno del condotto e ora verifico che il contenitore sia ancora in tara e vado a macinare i miei 7,5 grammi, sempre col manuale.
7,8 grammi, 7 grammi e mezzo. A questo punto vado a fare un'ulteriore verifica estraendo un espresso per vedere se questo tipo di macinatura, quindi se la granulometria, se la dimensione del caffè macinato è corretta e mi permette di estrarre un caffè in un tempo di 25 secondi e ottenere un volume di metà tazza. Se così non fosse, dovrei ulteriormente stringere la macinatura un altro po'. Se sono passato da 15 secondi a 20 secondi, quindi ho migliorato il tempo, ma ancora non mi basta, mi devo muovere ulteriormente. Se prima mi sono mosso di 3 tacche, ora non mi muoverò di altre 3, perché altrimenti sarebbe un caffè troppo fine, ma mi muovo semplicemente di una tacca, perché ho estratto in 20 secondi, per cui me ne mancano 5. La variazione deve essere minima. Una volta fatta questa ulteriore variazione della granulometria, come sempre estraggo il caffè del condotto, perché fa parte del caffè con la vecchia, diciamo, macinatura, e poi vado a estrarre i miei 7,5 grammi. Una volta ottenuta la perfezione a livello di macinatura, devo andare a regolare le dosi. Come si regolano le dosi? Innanzitutto, siccome spesso e volentieri questo macinatore è dedicato al decaffeinato, io vi consiglierei di settare solamente il tasto A1. Come si fa? Bicchiere, bilancia, premiamo il tasto 1 e vediamo a quanto corrisponde la dose. Grammi. La dose è eccessiva, quindi con un cacciavite, qui c'è una vite, vado a fare un mezzo giro in direzione del meno. Una volta fatto questo, vado nuovamente a controllare la dose. Ripeto questa operazione finché non raggiungo una dose indicativa di 7,5 grammi. Perché dico indicativa? Perché questi macinatori non hanno una bilancia per la selezione della dose, ma ogni volta che voi regolate con il cacciavite queste due viti, voi gli state dicendo per quanti secondi lui deve azionare le macine, e il risultato di questo tempo di macinatura darà una dose. Per cui se verificate che la macinatura, cioè che la vostra dose è 7,6 grammi o 7,4 grammi, va benissimo, lasciatela così. Ricordatevi che durante la giornata lavorativa saranno da effettuare delle micro regolazioni, perché il caffè, essendo igroscopico, quindi risente dell'umidità, potremo avere la necessità di fare qualche piccola regolazione. Queste micro regolazioni che dobbiamo fare durante la giornata comportano lo spostamento, nel caso fosse una macinatura leggermente grossa, di una tacca verso il fine, e nel caso in cui fosse una macinatura sul fine, dobbiamo regolare di solamente una tacca sul grosso. Non facciamo movimenti esagerati. Nel caso in cui ci trovassimo a dover regolare le dosi nella versione del Mini Master con display, invece di settarla con il cacciavite come appena visto, dovremmo semplicemente entrare nelle impostazioni tenendo premuto il tasto menu. Una volta che lampeggia, noi andiamo a selezionare il tasto 1 e vediamo per quanti secondi il nostro macinatore aziona le macine. Se abbiamo verificato che la dose corrispondente a questo tempo è eccessiva, non faremo altro che con il tasto meno andare a ridurre il tempo. Una volta ridotto il tempo, con il tasto menu, tenendolo premuto, andiamo a memorizzarlo, dopodiché effettueremo un'ulteriore prova. Questo procedimento va ripetuto fino a che non troviamo la nostra dose desiderata.